Sora! Who's there? Sora! Sora, wake up! Ansem. Yep. Restored peace to the world. Found Kairi. Oh, yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. Then what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Naminé. I wonder who that is. Well, what do you say we find out where we are? Been to this town. What's it called? Guess I must have imagined it. What do you want? Nothing. Just wondering what was back here. Now you know. This is our spot. What? You're new around here, right? I'm Pence. Hainer, nice to meet you. But we got stuff to do, so catch you later. My name's Alette. Hey, did you finish up the summer homework yet? Independent studies are the worst, huh? Homework. Hey, what are your names? Oh, sorry. We're Sora, Donald, and Goofy. Hey there. Sora, Donald, Goofy, we just met someone who was looking for you. He sure seemed in a hurry. He had a black coat on, so I couldn't see his face. But he had these big round ears. Cocoon!
Where'd you see him? At the station. The station, thanks. Well, you'd better get back to that assignment. Later. Oh, boy! The pig's trying to find us! Yeah, let's get to the station. Hi, people of YouTube! I'm KJS and welcome back to Kingdom Hearts 2 Final Mix. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Finalmente siamo con Sora. Con Sorata. E praticamente, appena entrato, siccome era praticamente attaccato qui, ho visto, mamma mia che colori! E poi mi sono ricordato che ho una televisione un attimo migliore rispetto a quando giocai ai tempi a Kingdom Hearts 2. Bene, allora vabbè, il grillario poi lo vediamo. Qua ho già messo tutto. Oggetti, vediamo. Allora, ti metto a te la bandana elfica perché ti serve. E anelli non ce ne abbiamo, però vabbè, togliamocelo. Lo diamo, diciamo, a Paperino, perché sì, perché ne ha bisogno. Effettivamente non capisco perché un personaggio che è mago e quindi avrebbe bisogno di più difesa ha solo una cosa di difesa e due anelli. Va bene, andiamo avanti. Ah, il volume è troppo alto. No. Ok, ora è più basso. Aspettate che tolgo l'orecchino come al solito. Se no, buchiamo le cuffie, certo. Oggi non so più parlare. Ok, dobbiamo fare i compiti. Se hai tempo, perché non ti trovi un lavoro? Oh, aspetta, credo che nessuno offra lavoro al momento. Grazie. Il tipo che ti cerca è alla stazione. Lo trovi all'inizio del corso. Va a vedere cosa vuole. Oh. Se vuoi informazioni su questa città, vai a Ring di Sabbia. Io ho da fare. Sono sicuro che Cypher e i suoi amichetti ti diranno tutto ciò che ti serve, anche di più. Andiamo da Cypher. Cypher. Hai, Kido. Hey you, where'd you come from? You here to pick a fight with us or something? Fight? We're not here to fight. Okay, smart Alex. Time to teach you how to behave in my town. Bring it. Man, what a jerk. One moment. If you're gonna fight, why not make it a proper struggle? What? You see, Cypher, I'm a really big fan. What? What do you want? In other words, I want to see more of your super cool moves. You handled the tournament with real style, and you absolutely dominated the title match. But I just can't get enough. Don't you see? The matches are far too short. And what's your name? Sora. Sora, if you want to fight a match, you just say the word. Il tipo è stato abbastanza inquietante, devo essere sincero. Non perderei mai contro di te, né in una rissa, né in un torneo di struggle. Perché non torni a sfidarmi tra una decina di anni? Sì, va bene. Annientamento istantaneo. Chi cazzo è sta tipa? Poi non l'ho ancora capito. Non so chi tu sia, ma non hai speranze contro Cypher. Ah, è vero che non ce l'abbiamo la rotolata. Sei pronto a combattere? Bene, prima vorrei vedere se sei bravo. Ma non ci sono avversari per te, dovrai aspettare. Nel frattempo, allenati. Vediamo cosa ci hanno da offrire i negozietti del luogo. Magari riusciamo a comprarci già qualcosa di decente.
No, è caduta. Non importa. Andiamo avanti. Allora, questo vende pozioni. Questo vende armamenti che ci servono. Gli oggetti visti negli altri negozi saranno disponibili nella città più grandi, giustamente. Direi che i soldi ce li abbiamo, quindi sì. Uno e due. Uno a te e lo scettro a Paperippo. Neanche abbiamo iniziato, già abbiamo un armamento migliore per i nostri compagni. Questa non mi ricordo. No, questa ha già chiuso. Potremmo andare di sotto, dite? Beh, prima io direi di... non mi ricordo se il tram passa. Non mi ricordo neanche se c'è roba là sopra. Comunque direi di guardare. Ecco, infatti, tutte le ceste. Chissà che troviamo robe, magari. Qua non c'è niente. Sali. Ok, una è là. Non vedo l'ora di avere gran salto. Il salto di base è un po' basso. Scheggia di Mithril. Se c'è una cosa che ho imparato giocando per i cavoli miei è che le schegge di Mithril è meglio se me le tengo da parte. Qua c'è qualcosa? Sì. Ma tutte queste ceste messe in una città? Vediamo, qua non c'è niente. Il tram non passa, a quanto pare. Signora. Oh no, le api! Scappate! Sono già morte. Fantastico. No, non è vero. Ok, ora sì. Due manni, wow. Ok. Allora, apriamo questa. Ce ne sono altre, sì, una è lì. Una, quella lì l'abbiamo già aperta. E ok. Lì ci sono gli anelli e di là ci dovrebbero essere le difese. Quanto abbiamo ancora? 300. Forse riusciamo a comprare qualcosa, vediamo. Anche se di base so che la roba che si trova in giro è meglio, però è sempre meglio avere qualcosa in più all'inizio, sempre che in meno. Tanti soldi ci fanno come niente. Happy Plus ce lo teniamo, perché anche se Sora ha abbastanza AP da poter tenerseli per tutto il gioco, non vale lo stesso per Paperino e Pippo, e quindi è meglio tenerli da parte. Anello abile, che costa 80. Prima di comprare la tua roba, vediamo i vestiti. Compra bandana elfica e aumenta all'oscurità. Direi di comprare una di questi. Potrei comprare due anelli abili, ma preferisco fare così. Compriamo un anello abile, lo diamo a Pippo e le altre cose ce le teniamo. Ok, un altro anello abile, perfetto. Allora, preferirei che tu avessi la difesa, eh? Ah no, ma aumenta anche la difesa, perfetto, perfetto. L'anello abile tu ce l'hai già, quindi una bandana a te e un'altra ancora a te. E un anello abile, perfetto. Abbiamo preso tutta la roba. Quindi, ora che siamo pronti, possiamo andare... possiamo andare, stavo dicendo, verso la stazione. 11 minuti, eh.
Ecco i nuovi nemici che Sora ancora non ha conosciuto, ma che noi... Aia, aia. Ma perché noi non abbiamo l'abilità a gira? Cos'è questo razzismo nei nostri confronti? Ok, abbiamo già anche aumentato la difesa, perfetto. A me piacciono un sacco le combo in aria. Ogni tanto preferisco sempre saltare piuttosto che attaccare. Cioè, a me piacciono gli attacchi in salto. Peggio ancora quelli in volo. Perfetto. Ok. Beh, ancora 13 nemici e riusciamo anche a salire di livello. Beh, se mi danno questi qua che danno poca esperienza, no. Ci servono altri. Ok, Paperino anche se lui è salito di livello. No, no, non deve finire. Forse riusciamo a farcela davvero anche con questi. Ce ne servono una decina. Merda. Come vi avevo detto, questi si possono trasformare e non è facile. Ok, grazie. Grazie Paperino. Vieni qua. Ok. Dai, ci manca... Ecco, cazzo. Ce ne mancavano pochi. Board the train and leave town. The train knows the way. Here. Your Majesty. The king? Was that really him? It could have been. Yep, I know it was. Now we go to Zhongke. The king was locked in the realm of darkness, right? Uh-huh. But we just saw him. Yep. And if the king is here, that means Riku's here. He's gotta be. Well, I'm gonna go look for Riku. Then he and I can go back to the islands together. Kairi's there waiting for us. What are you two gonna do? Yeah. Of course, Sora. You have to ask. Hey, what's so funny? Your face. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. To where again? We have to board the train. Oh, yeah. Come on. Wait up! Huh? Hey, Sora? What? Nothing, but... We came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh. Really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. They're the same. Yeah. Three tickets, please.
can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah, you're right. Ok, siamo riusciti a incontrare il re, a prendere i biglietti. Scusa se sono stato freddo prima, ma c'è qualcosa che mi innervosisce. Forse non ci vedremo per un po', ma mi raccomando, sta attento. Chissà cos'è che lo innervosisce. Che strano, chissà per quale ragione ho sentito che dovevo venire a salutarti. Ma ora è come dover dire addio a qualcuno che si è aspettato a lungo. Che strano, eh? Sora, riguardo al borsellino, lascia perdere. Torna a trovarci, d'accordo? Saremo sempre al solito posto. Bene, noi ricarichiamoci un attimo. Tanto magia ancora non ne abbiamo. Tanto la prima che impareremo sarà Fire. Scheggia Mithril. Forte e pesante, non si sposta, ma va. Prima di andare effettivamente vorrei andare nei sottopassi. Prima di andare. Ma vediamo se me lo fanno fare, quello è il problema. Una tenda e una gran pozione, che serve sempre. La nostra avventura sta per cominciare. Se c'è altro che vuoi fare qui, fallo ora, perché questa è la tua ultima opportunità. Allora seguitemi, stronzi. Dobbiamo andare nei seminterrato? No, nei sottopassaggi, che è più è la parola giusta. Tanto altri nemici non credo ce ne siano ora. Credo. Non si può ancora entrare, ci saranno i lavori in corso. Allora che cazzo è aperto a fare? Beh, ragazzi, la nostra avventura sta per cominciare. Non credo di dover fare più nulla qui a Crepuscopoli, quindi io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio di Kingdom Hearts. Ciao belli, ci vediamo al prossimo.